Vi abbiamo portato in un gioiello nascosto della nostra città. Siamo nel coro monastico del monastero di San Vincenzo e di Santa Caterina de Ricci per presentarvi un concerto di musica sacra della Camerata. Sarà al Teatro Politeama il 17 di aprile e ospiterà ancora una volta uno dei cori più belli d'Europa. Il coro di St. Jacob di Stoccolma, diretto da Gary Graden, che dirige anche naturalmente la nostra orchestra, per l'occasione in una delle più belle messe che siano nel repertorio classico. È la messa in do minore di Mozart, un grande lavoro rimasto incompiuto, ma quel che ci è pervenuto è certamente di una qualità eccelsa ed è certamente il lavoro più elaborato da Mozart nel campo della musica sacra, quello più personale e quello che rispecchia più profondamente la sua idea personale della musica sacra. È un lavoro scritto ormai quando Mozart ha lasciato Salisburgo, è andato a Vienna, è una messa votiva, quindi scritta per un voto personale, per la guarigione della moglie da una malattia, contiene un dialogo permanente con la musica dei suoi grandi predecessori, Bach, Handel, Pergolesi. È uno snodo decisivo nella produzione di Mozart. Accanto a questa grande messa abbiamo messo anche un mottetto pochissimo conosciuto che Mozart scrisse inviandolo a Padre Martini, il suo maestro a Bologna, il suo grande riferimento nella scienza del contrappunto. Questo mottetto, Misericordias Domini, contiene nelle suture che l'orchestra compie tra una parte e l'altra della parte polifonica, una melodia che sarà la stessa utilizzata poi da Beethoven nella Nona Sinfonia, nel celebre Inno alla Gioia. E quindi è la preparazione, se vogliamo, anche per il concerto finale che l'8 maggio, appunto, mostrerà al pubblico pratese la Nona Sinfonia di Beethoven.